Benvenuti a tutti, a conferma del detto che una monada tira l'altra, oggi siamo qua alla presentazione del secondo volume della ricerca scientifica Monon Behavior volume 2. Come avete visto, il libro è già disponibile in anteprima per voi nei banchetti, se no da domani nelle migliori librerie triestine. Allora, in questa serata avremo l'onore di parlare con la persona che il Piccolo, il nostro quotidiano triestino sempre preciso e puntuale, ha definito come il fenomeno letterario dell'anno. Anni, alto 1,73 m per 63 kg di muscoli, come potete notare, carrellata lunga, muso un poco storto, pur sempre un bel muso, nella vita laureato biologo a Trst, e dice che lavora alla riserva del Miramare, ma nessuno lo ha mai visto. Ma soprattutto si è diventato famoso per le cronache cittadine, per essere stato l'autore di un inaspettato successo che lo ha catapultato nell'Olimpo della letteratura triestina con Monon Behavior. È un onore ed un piacere presentarvi Diego Manna. Allora, come chi che ha già comprato il libro Monon Behavior l'avrà visto, anche questo secondo volume è scritto in inglese patotto. Chi che non lo sa vuol dire che devi comprare anche il primo libro e quindi dopo tutti quanti là a prendere sia il primo che il secondo. Allora, incominciamo da qua. Perché questa scelta? Perché l'inglese patocco? And you don't have to tell that I will respond in inglese patocco? No, non mi deve aspettare. Allora, then. Quindi, ok, qua è inglese patocco. Bombay. Patok English, because the English is the official language of the scientific research. So I use the English. So, praticamente il mulon non sa parlare italiano, e quindi non resta altro. Inglese patocco anche quindi, come avrei notato per questa presentazione, e mi tradurrò alla bene meglio quanto ne racconterà. Allora, iniziamo un attimino, visto che la presentazione del Monon Behavior volume 1 l'avremo aspettata a pie pari, incominciamo a tornare indietro un po' un attimino nel tempo, da come è nato il progetto Monon Behavior. Allora, raccontaci Diego. The idea of the Monon Behavior was born while going to work e di Miramare, from officina by bicycle. Il mulo gli era detto ad andare a lavorare da officina fino a Miramare con la bicicletta, e questo è il momento di partenza del Monon Behavior. So going down was very easy, but because of Via Bonomea is very rampicato and also integrated, it was very difficult to select where to go back. So I tried four different percorsi to choose better way. E mulo che ha scoperto l'acqua calda, che praticamente andare in discesa è più facile che andare in salita, e per toccare almeno fatica da buon triestino, e ha sperimentato vari percorsi. Yes. So I collect the kilometer of each percorso, the time of percorrence, the traffic, and also the mulets that you can see on the balneal stabilimento. Per questo studio che ha preso in considerazione quattro parametri: il tempo di percorrenza, la lunghezza del percorso, il traffico e quindi l'indice di pericolosità, nonché l'indice del piacere visivo, che non fa pensare alla fatica, cioè la quantità di figa che si incontra per farlo. E quindi e dopo come si è tradotto questo in uno studio scientifico? No, then I write also the article about Clampa, inspired by the Olympiad of Clampa,
that we are organized by Mauro Bascotto, yeah, the leader of AssoSpeak. Un applauso! By my morose that told me that the Triestinis are the only population that when come out from the water used to ask lo schizzato. Praticamente oltre a questo studio e che ha parallelamente intrapreso un altro studio ispirato alle Olimpiadi delle Clamp organizzate dal buon Mauro Bascotto e stimolato anche dalla sua fantomatica e fantasmagorica morosa che ha fatto notare come i triestini sei unici al mondo che dopo essere stufati in acqua i viene fuori sigando ma quanto può schizzare? Ma siamo veramente sicuri di essere proprio gli unici? I have no sunrise but this is then good noi galba viva la è po' però da questi due articoli è nato alla fine un libro. Come ti sono arrivato da due articoli scientifici, tra l'altro pubblicati nelle migliori riviste scientifiche internazionali, ma poi a costruire un vero e proprio libro con altri studi scientifici? Yes, and then some friends of mine told me that it would be a good idea to write a book about this moon egg. So I write a book and then one of the idiots was born. Ma una volta tanto gli amici sono stati bravi anche se ne sono fatti tanti loro, però finiva da un buon punto descrive questo libro. Bene, bene, però sappiamo purtroppo che ti hai incontrato grosse difficoltà, bisogna dire, per portare a compimento questa tua opera. Yes, then I began to search editory house in Trieste. I asked to some just typing in Google casa editrice Trieste. I asked to some casa editrice, some editorial houses, and they told me volentieri that sventuratamente cercato una casa editrice a qua Trieste che ha risposto no. Esattamente. Yes, volentieri, and then la provi in Furlania. No. And then quindi I realized that I have a Furlan friend that is Antonietta Benedetti. Un applauso. That was putting up a editorial house. So we begin to collaborate together and the Monon Behavior was born. E se ha dovuto rivolgere in Furlania, grazie anche all'appoggio di Antonietta che ha messo su una casa editrice nel frattempo, si è potuto nascere la pubblicazione del Monon Behavior. Ringraziamo tra l'altro ancora di più Antonietta perché è stato il primo libro pubblicato dalla sua casa editrice. Quindi incominciamo allora dal libro vero e proprio. Innanzitutto, Monon Behavior è il titolo. Yes. Cosa vuol dire? Monon Behavior because I inspired myself to the real scientific revist like Animal Behavior, but we are not speaking about animal but about monomies. Penso che avrei capito tutto bene. Sì, te l'ha tradotto in pratica insomma il tuo studio scientifico del biologo. Bravo. Bene. Però c'è un'altra cosa che ho notato già subito in copertina. Se riproponi sia nel primo Monon Behavior che in Monon Behavior volume 2 un lemure in copertina. Perché yes, il lemure? Because I made my thesis on Parco della Punta Verde of Vignano and I studied the lemurs. Che per chi non lo sapesse, il buon Diego Manna ha studiato per quasi un anno intero i lemuri. Ciù anni interi, ormai ciù anni Longia, i lemuri del parco appunto del Vignano. Vignano. Furlan, anche là, sempre là, Furlan.